Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dallo stadio posto di Prato La Serra, recupero della 14ª giornata del campionato nazionale Under 17 sul rettangolo di gioco, sono di fronte i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Bari. È una partita di recupero, questa sfida si sarebbe dovuta giocare lo scorso 8 gennaio, ma le condizioni meteo hanno costretto la federazione a procrastinare questa partita. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo come sempre dalla squadra che ospita l'Avellino, che schiera Avella tra i pali numero 1, numero 2 De Martino, 3 Cosanova, 4 Trascone, 5 Arcella, 6 Gargiulo, 7 Liguori, 8 Dapice, 9 Gianfrancesco, 10 Cristiano, 11 Caruso. Ora però ci sarà un minuto di raccoglimento, la Federazione Italiana Gioco Calcio attraverso una nota ufficiale firmata dal presidente Carlo Tavecchio ha disposto un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel fine settimana per ricordare le vittime della tragedia del Rigopiano e dell'incidente occorso ai soccorritori del 118, un gesto che accomuna tutto il calcio italiano dalla Serie A ai dilettanti. Gli applausi degli spettatori presenti sulle gradinate del campo posto. Tutto pronto per inizio del match. L'Avellino padrone di casa nel corso di questi primi 40 minuti attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, percorso inverso per il Bari. Saranno gli ospiti, i Galletti Pugliesi, a dare là alle ostilità battendo il calcio d'inizio sul punto di battuta il numero 9 Castellano. Le ultime formalità da parte dell'arbitro, che ricordiamo è il signor Mario Cascone di Nocera Inferiore, coadiuvato dai signori Daniele Luciano di Nola e Gianluca Guerra, anche egli appartenente alla sezione di Nola. Terna arbitrale tutta campana quest'oggi a Prato La Serra. Vi stavamo leggendo la distinta dell'Avellino Calcio. In panchina per la formazione irpina siedono Malaspina, numero 12, Barzaghi, Girasole, Velotti, Casale, Alvino, Guerriero, Andreozzi e Centrella. Allenatore signor Vincenzo Scafa. Intanto riparte il Bari con numero 4 Catalano, l'appoggio per il numero 2 Terrevoli. Il lancio in avanti di Terrevoli, la palla che sfiga dalle parti di Cosanova, la sfera che salza a campanile, appena possibile vi leggeremo anche la distinta della formazione ospite, non c'è fallo da parte di Console, avanza Petrucetti, il rimpallo per un attimo favorisce il Bari ma è in offside il numero 11 Manzari. E allora il Bari risponde con Arial tra i pali numero 1, numero 2 Terrevoli, 3 Schirone, 4 Catalano, 5 Enrico, 6 Giosu, 7 Console, 8 Lella, 9 Castellano, 10 Petrucetti, 11 Manzari. In panchina Zinfollino, Colella, Modestia, Fidanzia, Sgaramella, Palotti, Cianci, Dogliaccio e Diana. Allenatore signor Federico Giampaolo. Intanto il gioco è stato interrotto, c'è stato uno scontro del capitano Barese Enrico ed un calciatore biancoverde, vediamo di chi si tratta. Il direttore di gara e gli altri calciatori in campo si sincerano delle condizioni del calciatore irpino, trattasi del numero 11 Caruso. Siamo giunti al minuto numero 2 di questa partita, 0-0 Prato La Serra tra Avellino e Bari, match valido per la 14ª giornata del campionato nazionale Under 17, corrispondente alla prima giornata di ritorno del raggruppamento C. Calcio di punizione per la formazione padrona di casa, sarà Tascone a battere il calcio piazzato,
Vanno a sistemarsi gli avanti avellinesi sul pallone Tascone, un po' indietro di qualche metro il numero 10 Toscano che cambia posizione. La battuta sarà di Tascone, palla in penaria, lascia scorrere il numero 8 Barese Lella, palla sul fondo, ci sarà rimessa da parte dell'estremo difensore biancorosso Arial. L'appoggio per il capitano pugliese Enrico. Avanza con circospezione la formazione allenata da Giampaolo, sempre Enrico. Lo scambio con Giosu, ancora Enrico. Il pressing minaccioso di Gianfrancesco. Si riparte da Arial. Appoggio sulla destra per Terrevoli. Gli si fa sotto Caruso. Il pallone filtra ma è preda degli Irpini. Tascone direttamente all'indietro al suo portiere Avella che deve andare al rilancio con il sinistro, ci riesce. Ma la palla è spedita direttamente in foul laterale, rimessa con le mani in favore dei baresi. Ripartono gli ospiti. Ha allontanato il pallone Gargiulo per l'Avellino. Di testa Catalano. Deve rincorrere la sfera Giosu. Ha un po' di spazio Giosu, alza la testa. Pallone filtrante in verticale per Manzari. Anticipato Manzari dall'ottimo intervento di Arcella. Poi ripiegamento di Giosu. Beneficio di Arial. Ruba palla l'Avellino, molto aggressivo in questi primi frangenti di partita. La combinazione non si chiude. C'è un po' di confusione. Duello in velocità tra il numero 10 Petruccetti ed il numero 2 Terrevoli. L'ultimo tocco è del numero 2 Biancazzurro. Rimessa laterale in zona d'attacco per l'Avellino. La palla però è stata involontariamente restituita agli avversari. Perde palla l'Avellino, riparte il Bari, il break biancorosso con Lella. Lungo lancio, ha letto bene la diagonale Arcella che in qualche modo riesce a servire il compagno, trattasi nella circostanza di Dapice, prova a rinviare De Martino. L'ultimo tocco è del numero 9 Castellano, rimessa laterale in favore dei biancoverdi. Anticipato il numero 7 Liguori. Lancio in avanti di Tascone. Di testa Giosu, allontana Lella in semirovesciata. Ancora Avellino. La combinazione degli uomini di Scafa. Non riesce nel controllo Caruso. È una buona opportunità. Reimposta il Bari. Catalano. Schirone. Giosu. Capitano Enrico. Ennesimo dialogo con Giosu. Enrico. Giosu. Schirone. Circolazione della palla da parte del Bari. Spazio per Lella, la combinazione con Castellano. Lella ancora. Allontana Gargiulo. Attenta alla retroguardia biancoverde. Ancora Bari però. Lella. Catalano aveva quasi accarezzato l'idea di calciare dalla lunga distanza. Catalano per un attimo intercetta l'intervento di Lella sul numero 8 d'Apice che rimane a terra. Il direttore di gara lascia correre, poi Liguori manda il pallone in fallo laterale per far arrestare il gioco e consentire gli eventuali soccorsi a d'Apice che si rialza proprio in questo momento. Dialoga con l'arbitro il giovane calciatore dell'Avellino, classe 2000. Si riparte dunque, imposta l'Avellino. Ecco Avella, sesto del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Bari. Catalano interrompe la combinazione irpina, intervento provvidenziale di De Martino, ma ancora il Bari ad insistere. Occhio al movimento di Lella sulla sinistra, il cross al centro di testa, l'anticipo di Gargiulo che spedisce il pallone in calcio d'angolo. Primo corner del match, lo batterà il Bari al settimo della prima frazione di gioco.
La palla per il numero 8 Lella, conclusione smorzata. Il contropiede bianco-verde con Caruso che avanza di gran carriera. Ecco il capitano inseguito dal numero 7 Console che riesce in qualche modo ad arginarlo ma commettendo fallo. Calcio di punizione per l'Avellino. Il numero 3 Rosanova lascia l'incombenza della battuta a Tascone. Ecco il numero 4. Ha provato a servire sull'auto di sinistra Rosanova. C'è stato l'intermezzo di Terrevoli, se non andiamo errati. No, trattavasi di Manzari. Il Bari spazza via. La sfera resta nella metà campo pugliese. Ora però la corsa di Castellano. Lo insegue il numero 8 d'Apice. Castellano si ferma, riesce a servire Catalano, seppur contrastato. Il lancio di Catalano in avanti, la posizione regolare del numero 11 Manzari. Il gioco viene interrotto. Evidentemente il direttore di gara ha ravvisato un fallo di Manzari perché il guardaline non aveva alzato la bandierina, non aveva segnalato la posizione di fuorigioco. Ma è ancora il Bari a manovrare. Sinora sostanziale equilibrio sul rettangolo di gioco. Intanto c'è il fallo di Arcella. Siamo all'altezza della tre quarti. Si è rialzato Castellano. Calcio di punizione per il Bari. Chiede la distanza Petrucetti. Conta i passi il signor Cascone di Nocera Inferiore. Le indicazioni di mister Giampaolo e i suoi uomini. Si allontana Petrucetti dal punto di battuta, riceve Petrucetti, è uno schema, il colpo di tacco di Castellano, la sfera che salza a campanile, va giù in aria un calciatore barese, lascia correre il direttore di gara alla fine, nulla di fatto, rimessa dal fondo. La battuta di Avella. De Martino. Anticipato Liguori, riparte il Bari che prova a crescere, prova a salire di tono. Catalano circunnaviga, l'appoggio sulla sinistra per Schirone, dialoga il Bari, va giù un calciatore biancorosso, lascia correre per il vantaggio Cascone, Terrevoli, Catalano, Josu, lancio in avanti, c'è lo sgangiamento del numero 9 Castellano che non riesce ad addomesticare la sfera. Consente il recupero di De Martino che si rifugia senza fronzoli, senza troppe cerimonie in faro laterale. Riparte il Bari, ora un po' alle corde la formazione di casa. Josu, Petrucetti, Schirone, Catalano, Josu, Lella, Petrucetti, ancora il Bari, ci prova dalla distanza Castellano, rasoterra debole, senza pretese, quello del numero 9 biancorosso, nessun problema per Avella. Ordinaria amministrazione per l'estremo difensore verinese che ora va al rilancio di sinistro, palla altissima, la sfera ricade sul destro di Catalano, palla spedita direttamente in faro laterale. Non ci ha provato nemmeno il numero 4 a controllare il pallone. Ancora Catalano all'impatto con la sfera. Caruso prova a superare Terrevoli, che è più scaltro di lui nella circostanza, riesce a sottrargli il pallone. Il dialogo dello stretto dei baresi, Terrevoli, ancora il dialogo con Mazzari. Alla fine c'è Arial a raccogliere la sfera. Appoggio corto ancora per Josu. Lancio in avanti di Josu. Il controllo, il palleggio di Manzari. Palla allontanata. Il colpo di tacco di Cristiano elegante, ma che però consegna la palla agli avversari. Ecco Terrevoli. Lancio in avanti. L'ostruzione di Cristiano. C'è Caruso per l'Avellino. Lotta Caruso ma perde palla. Terrevoli per il Bari. In collaborazione con Console, ora Petrucetti, avanza Petrucetti, l'inserimento dell'intervento del portiere avellinese, la palla che in rete.
effetto flipper in area di rigore Irpina. Alla fine l'opportunismo di Castellano viene premiato e il Bari è in vantaggio al 12° del primo tempo, con Castellano che di testa ha raccolto la respinta di Avella, che pure aveva compiuto un miracolo sull'incursione di Manzari, che ha seminato il panico in area di rigore biancoverde. Dunque il Bari è in vantaggio, gol di Castellano al 12° del primo tempo. Vediamo quale sarà l'entità della reazione Irpina. Rimessa laterale per la formazione di casa, che ora è sotto di un gol e chiamata a recuperare lo svantaggio. Console riesce a cavarsela in un fazzoletto di campo. Rimessa laterale ancora per l'Avellino, colpita qualche secondo fa da Castellano, bravo a raccogliere la corta respinta del portiere avellinese Avella. Rosanova, il cross in penaria dove non ci sono maglie biancoverdi. Riparte l'Avellino con Gianfrancesco, ancora Gianfrancesco che perde il contrasto. Lella, ecco Castellano temporeggia, l'autore del gol del vantaggio barese. Lotta Castellano, alla fine l'Avellino recupera palla e riparte. D'Apice, ancora Avellino, insiste nel portare troppo palla liguori, alla fine finisce col perderla tra il disappunto dei tifosi biancoverdi in tribuna. Poi Castellano non riesce ad impostare al meglio la manovra d'attacco. Avellino riparte, Gargiulo, Rosanova, il pressing portato da Console, elegante il movimento di Rosanova che ha un po' di spazio. Appoggio sulla sinistra a capitano Gargiulo, palla in area, il Bari con Manzarri, avanza Manzarri. Gran merito del gol barese va attribuito al numero 11 biancorosso. Azione insistita la sua, culminata con il colpo di testa vincente di Castellano. Ancora Castellano in azione, Petruccetti, la posizione è regolare, si gira Petruccetti e di destro mira l'angolo basso alla sinistra di Avella. Tentativo non riuscito, anche se la sfera è terminata al lato non di molto. Brivido per l'Avellino. Bari non lontano dal siglare la seconda marcatura. Ancora il pugliese ad insistere. Catalano ci prova dalla distanza. Conclusione murata. Gianfrancesco. Si avventura Gianfrancesco nel cerchio di centrocampo, porta palla ancora Gianfrancesco, lo scaggio di Gargiulo ha tagliato la strada al capitano campano, il numero 6 Josu. 15° del primo tempo, Avellino 0 Bari 1, decide la rete al 12° di Castellano. Tascone a distanza, la conclusione di Liguori, la presa sicura di Arial. Primo tiro nello specchio della porta da parte della squadra di casa, seppur conclusione telefonata quella di Liguori. Non grosse difficoltà per Arial nel far suo il pallone. Ecco Enrico, Josu, Enrico, Catalano, Enrico, Josu, Enrico temporeggia, si rinnova il dialogo tra i due. Avellino in posizione di attesa. Lella, Schirone, non ha fretta il Bari ad accelerare i tempi. Il punteggio gli sorride. Rimessa laterale in favore dell'Avellino. Ha colpito a fronte alta Josu, viene neutralizzato Gianfrancesco, palla all'indietro per Arial, il quale appoggia comodamente a Josu. Enrico al piccolo trotto, il Bari
l'attesa del pertugio giusto. Palla intercettata nel cerchio di centrocampo da Tascone. Ecco Caruso, prende la mira Caruso, il sinistro debole. Ancora ordinaria amministrazione per Arial, e con le mani rilancia su Schirone. Lancio di Schirone, lo scatto di Petrucetti. De Martino alle calcagna di Petrucetti, viene saltato De Martino, il cross di Petrucetti di testa. Liguori fa valere la sua stazza in piena area di rigore. Cristiano, Liguori, Dapice, Terrevoli intercetta. C'era stato l'inserimento di Caruso, è stato provvidenziale l'intervento del numero 2 Barese. Fosse prevenuto il pallone, attenzione, occhio a Petrucetti in aria, il cross dal fondo, la presa di Avella in tuffo. Diciamo dell'azione precedente, è stato bravo Terrevoli a leggere la diagonale del pallone. Si fosse trovato Caruso a tu per tu con il portiere, sarebbero stati guai seri per i baresi. Ora Gianfrancesco si incaponisce nel portar palla, ancora Gianfrancesco, non riesce a servire Dapice, allontana il Bari, c'è Gargiulo per l'Avellino a rialimentare l'azione irpina. Palla per Avella, un po' elaborata questa manovra biancoverde, alla fine c'è Catalano per il Bari, viene fermato Manzari, Console, Catalano, Schirone, Catalano, sbaglia Catalano, Dapice, numero 4 del Bari ha sbagliato un facile appoggio, commesso anche fallo la formazione barese. Lella ha atterrato un avversario, calcio di punizione per l'Avellino. Ecco De Martino, il velo di Liguori a disorientare Schirone, ma la palla è schizzata in faro laterale, rimessa con le mani ad appannaggio della squadra biancorossa che sta conducendo per una rete a zero. Castellano al dodicesimo ha sbloccato, ha schiodato lo 0-0 di partenza. Josu, lancio in avanti, Catalano, Terrevoli, ancora Catalano, era buona l'idea, attento però Gargiulo ad allontanare il pallone, intanto Petrucetti ci prova per l'ennesima volta dalla media distanza, palla al lato. Avella è pronto al rilancio, ventesimo, di sinistro il portiere dell'Avellino, Caruso prova a venire via a Terrevoli che ringhia su di lui, alla fine l'ultimo tocco è del capitano biancoverde, rimessa laterale per il Bari. Enrico, Josu, Schirone, Josu, Enrico, Josu, Canovaccia lo stesso, Josu si fa vedere che riceve Console, Enrico, Josu, ancora il Bari con Petrucetti, si lotta sulla tre quarti, ancora Petrucetti, viene messo giù Castellano, calcio di punizione per il Bari, non batte ciglio il numero 8 d'Apice, consapevole di aver commesso una scorrettezza, calcio di punizione per la formazione ospite che ha un'altra opportunità, sarà Petrucetti a battere. Due gli uomini sistemati in bandiera da Avella. Occhio a Castellano, occhio a Enrico,
anche Josu. Ecco la battuta del calcio di punizione, traiettoria arcuata di testa, Gargiulo anticipa tutti. Castellano ora a rialimentare l'azione barese. Il suo servizio è un flop, ma c'è ancora il Bari ad insistere. Rilancio di Terrevoli, c'è offside segnalato a Manzari. Calcio di punizione per l'Avellino. Il rilancio di Avella. Terrevoli non concede nulla a Caruso. I due stanno duellando in maniera molto molto energica. Caruso era il controllo del pallone, rimessa per il Bari. Catalano, Enrico, Josu, lancio in avanti, ha dovuto subito liberarsi del pallone Josu, sbaglia l'Avellino in difesa, un gioco di rientro segnalato al numero 11 Manzari. Riparte l'Avellino, il dribbling elegante di Arcella, anticipato Liguori, rimessa laterale per l'Avellino. Di Martino, Arcella, ha mancato il pallone il numero 4 Catalano, sorpreso anche Gianfrancesco. Fallo commesso da Liguori. Calcio di punizione per il Bari, ancora al tappeto Schirone, siamo proprio all'altezza della riga laterale. Il gioco è interrotto perché con buona parte del corpo Schironi è all'interno del rettangolo di gioco, ora si è rialzato, si può riprendere. Vedremo se il Bari giocherà qualche istante in 10, sì, non è ancora rientrato Schironi in campo. Bari momentaneamente in inferiorità numerica, vedremo se il numero 3 biancorosso riuscirà a rientrare in campo, non dovrebbe essere nulla di grave. Fallo su De Martino, ecco rientra in campo Schirone, dunque ristabilita la parità numerica in mezzo al campo, tutto ok per il numero 3 biancorosso. Il rilancio di Avella, Terrevoli di testa, ecco Caruso insiste, viene fermato però dal solito Terrevoli, duello tra i due senza esclusione di colpi. Lancio in avanti di Josu, lo scatto di Castellano, De Martino lo insegue, Castellano non riesce a mantenere il pallone buono, rimessa dal fondo per l'Avellino. 25esimo il nostro cronometro. Siamo un po' più in là della metà di tempo. Lancio di Caruso, Terrevoli spedisce di destro il pallone in faro laterale sulla corrente Cristiano. Rosanova alla battuta della rimessa laterale. Manzari lotta, mantiene il possesso del pallone, cambia gioco a beneficio di Schirone che prova ad accelerare sulla sinistra, poi serve Lella, Catalano, Enrico, Josu, non è riuscita al Bari la ripartenza, poi Lella non si intende con Schirone, rimessa laterale regalata all'Avellino. Si lotta, va giù d'apice, tutto regolare per il direttore di gara. Sbaglia Console, il pressing efficace degli avellinesi.
Gianfrancesco si districa, ora Cristiano il palleggio e di sinistro prova a servire Caruso, passaggio ampiamente fuori dalla portata del capitano biancoverde, impreciso l'assist del numero 10 Campano. Rimessa laterale per il Bari, Terrevoli alla battuta, raggiunge Manzari, il dribbling di Manzari, Castellano, Lella, ancora Lella, Catalano, Petrucetti, fermato Manzari, intervento in tackle efficace di Castellano, Manzari lotta, prova a sbucciare Manzari, alla fine Rosanova allontana, il Bari ci riprova, Catalano, la sovrapposizione di Terrevoli, ottima la giocata di Lella, Manzari, alla fine Avella riesce a bloccare il pallone, la conclusione smorzata di Manzari a botta sicura. Rosanova, Caruso, fermato Caruso, messa laterale per il Bari, c'è Console che ha qualcosa da dire a Terrevoli, 28esimo, ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco, Bari sempre in vantaggio a Prato La Serra sull'Avellino per una rete a zero, decide Castellano al 12esimo. E intanto si profila il primo cambio per quanto riguarda la formazione di casa. Il fraseggio del Bari, Schirone, Josu, Enrico, Marcella che crea qualche difficoltà a De Martino che riesce a far suo il pallone evitando la rimessa laterale in favore degli avversari. Il colpo di tacco di Liguori, Gianfrancesco, Cristiano vince il rimpallo, avanza Cristiano, l'appoggio sulla sinistra per Caruso, entra in aria Caruso, la sua posizione di Costanova, il cross al centro, la presa di Arial, Castellano riceve palla dal suo portiere, ancora Castellano, Schirone, Josu, Enrico con qualche difficoltà, serve comunque Terrevoli, ha rischiato Enrico sul pressing di Caruso, Manzari in scivolata a Gargiulo, sarà calcio d'angolo, cambio per l'Avellino, sta per entrare in campo Velotti, esce il capitano biancoverde Caruso, 30esimo del primo tempo, Caruso lascia il posto a Velotti, evidentemente risente di qualcosa Caruso, non crediamo ad un cambio tattico, arrabbiato Caruso, il gesto di stizza in panchina da parte del numero 11 biancoverde. Ora c'è corner per il Bari, lo batte Petrucetti, palla in aria, la sfera che attraversa metà area di rigore, poi in tuffo Enrico non trova la porta, occasionissima per il capitano pugliese al 31esimo del primo tempo, Bari che sfiora il gol del 2-0. La sfera sembrava preda di nessuno, poi con un balzo in avanti Enrico in tuffo è riuscito a colpire di testa la sfera ma non ha trovato lo specchio della porta, la combinazione barese, Manzari sotto porta, l'intervento di Avella a salvare ancora la propria porta, si resta sull'1-0, altra chance per il Bari,
due occasioni per gli ospiti nel giro di pochi minuti. Intanto resta contuso Cristiano. Il numero 6 Josu viene invitato a mettere il pallone in fallo laterale. Si rialza Cristiano, si lamenta con l'arbitro, il numero 10 di mister Scafa. Josu, Enrico all'indietro per Arial, Schirone, Josu, Schirone, Lella, prova ad accelerare, viene contratto da Dapice, Dapice nuovo capitano a seguito dell'uscita di Caruso, costituito al 30° da Velotti. Ancora il Bari, che in un paio di circostanze ha sfiorato il gol del 2-0. Manzari! È una rete stupenda quella di Manzari, 33°. Tanto di cappello per Manzari, una prodezza balistica del numero 11 barese, che di sinistro ha praticamente tolto le ragnatele dal set. La precisione chirurgica del numero 11. Una rete da applausi per Manzari, 2-0 per il Bari. Nulla da fare per Avella. Rimasto immobile, estremo difensore biancoverde tra i pali. Dunque il Bari raddoppia. La formazione di Giampaolo aveva sfiorato in un paio di circostanze il gol del 2-0 e poi c'è stata la rete di Manzari. Segnatura di pregevole fattura questa. Il Bari ora ha due reti di vantaggio sui locali. Era stato toccato duro il capitano biancoverde Dapice, che si sta rialzando. 34, Avellino 0, Bari 2, il raddoppio di Manzari. Gioco interrotto, messa laterale per l'Avellino, che prova a rientrare in partita. Caccia del gol dell'1-2, la sfera è in aria, ma sai che di rimpalli? Si salva il Bari, è una buona chance per l'Avellino. È rimasto a terra Manzari, così come Tascone. Si continua a giocare, forse un impatto involontario tra Tascone e Manzari nel contrasto. Calcio di punizione per l'Avellino. Sul pallone Velotti, Gargiulo, Arcella, e riceve ed è in posizione, no, non è in posizione regolare Rosanova. È scattata al meglio la trappola dell'offside. Calcio di punizione per il Bari. Josu, Enrico, Arial si complica un po' la vita, riesce a rinviare il pallone. Rimessa laterale per l'Avellino. Pronto Rosanova a rimettere il pallone in campo. Altra rimessa laterale per i campani, chiede un fallo Velotti, inascoltato il numero 15 biancoverde, il signor Cascone,
ha ritenuto di sorvolare nella circostanza. Castellano temporeggia, appoggia indietro per Enrico. Catalano accelera, Console, pallone gli sfila via. Elotti, Cristiano, intervento di Josu, con calma avanza il numero 6 Barese, porta palla, entra nel cerchio di centrocampo, ancora Josu che insiste, alla fine viene in fuori un qualcosa di illogico, che messa laterale per i campani. 37esimo, 2-0 Bari. Gianfrancesco non riesce a domesticare la sfera. Elegante Catalano, riesce a servire in qualche modo Manzari, autore di una rete stupenda, una rete che ha regalato il 2-0 al Bari dalla distanza. Conclusione improbabile di Castellano, e bravo Avella a far suo il pallone. Attento il portiere biancoverde, incolpevole in occasione delle reti baresi. Enrico, Josu, Enrico, dialogano ancora i due centrali biancorossi. Manzari, Castellano di testa ha colpito Arcella, allontana ancora Arcella. Josu dribbla l'avversario, Catalano, Schirone, si riparte da Josu, Enrico, ancora Josu. Ancora Bari, il solito dialogo tra Enrico e Josu, ora Console, ancora Enrico, lancio di Josu, di testa De Martino, di testa pure Josu, duplice fischio del signor Cascone di Nola che manda le squadre negli spogliatoi. Duplice fischio che decreta la fine del primo tempo, una prima frazione che vede il Bari in vantaggio a Prato La Serra per 2-0 ai danni dell'Avellino. Le reti, il vantaggio barese al 12esimo con Castellano, al 33esimo il raddoppio di Manzari. A risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi della visione, immagini che vi giungono da Prato La Serra, sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Bari, valevole per la 14ª giornata del campionato nazionale Under 17 Girone C. Il primo tempo si è chiuso con il Bari in vantaggio per 2-0. Passiamo subito alla rilettura delle distinte. L'Avellino che nel corso di questo secondo tempo attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Avellino che schiera Avella tra i pali, numero 1, numero 2 De Martino, 3 Cosanova, 4 Tascone, 5 Arcella, 6 Gargiulo, 7 Liguori, 8 Dapice, 9 Gianfrancesco, 10 Cristiano. Il numero 11 era Caruso, il capitano, che è stato sostituito al 30esimo dal numero 15 Velotti. In panchina siedono Malaspina, portiere di riserva, poi Barzaghi, Girasole, Casale, Alvino, Guerriero, Andreozzi e Centrella. Anzi, Guerriero è in campo, vedremo strada facendo al posto di chi è subentrato, così come in campo anche Barzaghi, dunque più di un cambio per mister Scafa nel corso dell'intervallo. Non ci è stato comunicato nulla in merito. Sostituzione anche nel Bari, si intravede anche il numero 18 Cianci.
Allenatore, dicevamo, per l'Avellino Vincenzo Scafa. Il Bari schierati tra i pari, numero 2 tra i Revoli, 3 Schirone, 4 Catalano, 5 Enrico, 6 Giosu, 7 Console, 8 Lella, 9 Castellano, che dovrebbe essere uscito Castellano, quindi al suo posto numero 18 Cianci, poi maglia numero 10 Petrucetti, numero 11 Manzari, a disposizione Zinfollino, Colella, Modestia, Fidanzia, Sgaramella, Palotti, Dogliasco e Diana. Allenatore signor Federico Giampaolo. Dirige il match Mario Cascone, appartenente alla sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato da Luciano Di Nola e Guerra Di Nola. Bari in vantaggio per 2-0, le reti di Castellano al minuto numero 12 del primo tempo, al 33esimo il raddoppio di Manzari, una rete davvero bella, stupenda, ottima la coordinazione, ottima la precisione, palla indirizzata nel set, nulla da fare per il portiere avellinese Avella. Ecco il numero 13 Barzaghi, che è il capitano. Palla per Arcella, De Martino, intervento di Schirone, che è riuscito in acrobazia a mantenere il pallone in campo. Riparte l'Avellino con Velotti, è libero sulla sinistra e riceve il numero 7 Liguori, che finisce con allungarsi il pallone. La sfera è preda di Arial, peccato, era ottimo l'inserimento di Liguori, il pallone gli è sfuggito via. Il numero 7 si è allungato un po' troppo, consentendo l'intervento in uscita di Arial. Prova Gianfrancesco per l'Avellino, nulla da fare, palla che schizza sul fondo, rimessa per il Bari. Quando il secondo tempo è cominciato da 3 minuti e 22 secondi. Ricordiamo che nel campionato Under 17 ogni singola frazione prevede una durata di 40 minuti. Questa partita è il recupero della 14ª giornata del campionato nazionale, come dicevamo, Under 17, ed è uno dei 3 recuperi di questa giornata che ha visto appunto il rinvio di 3 gare a causa delle calamità naturali che hanno colpito il centro-sud. Seguiamo questa azione del Bari, nulla di fatto, riparte l'Avellino. Si giocano quest'oggi Crotone e Benevento, Avellino-Bari e Ascoli-Ternana. Questa partita era stata rinviata a causa del maltempo, della neve qui a Pietro la Serra, che non ha consentito la praticabilità dei luoghi. Questa partita avrebbe dovuto disputarsi lo scorso 8 gennaio e si gioca quest'oggi approfittando della giornata di riposo che osserva il resto del campionato nazionale Under 17. È stato colmato il vuoto disputando queste 3 partite anziché farlo nei giorni infrasettimanali. Prova ad incunearsi il numero 18 Guerriero, viene fermato. Occhio a Cianci, fuori, palla lato di un soffio, ghiotta occasione fallita dal numero 18 Cianci. Bari ad un passo dal 3-0. Arcella sbaglia, Arcella si rammarica con se stesso. Si lotta Schirone, Giosu, Enrico, Catalano, Terrevoli, ancora Catalano, Petrucetti, appoggio sulla destra per Console, avanza Console,
Terrevoli, pallone, trova il pallone, numero 10 Petrucetti, si lotta ancora sul pallone Manzari per il Bari, non è finita, ancora Manzari, affronta l'altro numero 10 Cristiano, il fallo del Barese, calcio di punizione per l'Avellino. Ecco Avella, il sinistro allontana il pallone, testa Liguori, Terrevoli in fallo laterale, rimessa per l'Avellino, Rosanova con le mani, appoggio per Guerriero, palla allontanata, ancora Avellino, Guerriero, pallone non filtra, il break Barese con Cianci che è tu per tu con Avella, ha spedito il pallone al lato, Catalano, Console, messo giù Console, tutto regolare, intervento sul pallone da parte del numero 13 Barzaghi, rimessa laterale per il Bari, ultimo tocco di Gianfrancesco, con le mani la formazione pugliese che intravede la possibilità di tornare alla vittoria dopo la battuta d'arresto nella scorsa giornata di campionato subita in casa dal Crotone, 2-0 per i crotonesi in casa del Bari. Velotti, tiene palla Velotti, Cristiano va giù sull'intervento di Cianci, calcio di punizione per l'Avellino. Avellino che in casa è stato sconfitto anch'esso dal Crotone per una rete a zero qui a Prato La Serra nella scorsa giornata di campionato. Entrambe le squadre sono chiamate al riscatto, anche se lo sta facendo il Bari in questo momento, che conduce per 2-0. La battuta, palla in aria, sfera respinta, il palleggio non preciso da parte del numero 7 Liguori. Catalano, Terrevoli, lancio in avanti di Terrevoli, con calma Arcella, ma c'è Manzari a rubare il pallone, prova ad incunearsi, toccato duramente Manzari, calcio di punizione per il Bari. Ammonizione per Lella, reo forse di aver proferito qualche parola poco oxfordiana all'indirizzo del direttore di gara. Il signor Cascone non ha tollerato il linguaggio del Barese, ha atteso che il gioco si interrompesse ed ha estratto il cartellino giallo. È lo stesso Manzari a battere il calcio di punizione, ossia colui che ha subito il fallo, colui che si è reso autore di una rete di pregevole fattura in occasione del 2-0 Barese. Ora ci prova su calcio piazzato, prende la mira Manzari, folta la barriera predisposta da Avella, parte Manzari, palla sul fondo non di molto, probabilmente Avella ci sarebbe arrivato qualora la sfera avesse centrato lo specchio della porta. Rimessa laterale per l'Avellino. Gioco interrotto, calcio di punizione per il Bari. Fallo commesso da Guerriero. Per l'Avellino dovrebbe essere uscito Gargiulo, maglia numero 6.
Ecco Josu, lancio di Josu, pallone filtra, Petrucetti è in aria, Petrucetti! A Vella sul numero 10 Barese, riesce a far suo il pallone. La conclusione non fortissima di Petrucetti, il pressing di Manzari che va giù senza che nessun calciatore biancoverde commettesse fallo, può ripartire il Bari. Ritmi discreti in questi primi 11 minuti di ripresa. Un paio di occasioni nitide per il Bari. L'Avellino fatica a costruire palle gol. Gianfrancesco va giù dolorante. Un calciatore dell'Avellino, trattasi di Cosanova. Anche in questa circostanza lascia giocare l'arbitro. Ecco il Bari. Ha provato a piazzarla Manzari. Stavolta gli è andata male. Buona l'iniziativa del numero 11 Barese. Stavolta ci ha provato dal versante di destra. Aveva mirato al palo più lontano, non ha però trovato lo specchio della porta. Altra chance per la squadra ospite, che più di una volta ha sfiorato il gol del 3-0. Lella, i biancorossi danno l'impressione di controllare agevolmente la partita. Avellino, nonostante l'ardore e la volontà che ci mette, non riesce però a creare seri problemi alla porta di Arial. Rimessa con le mani per la formazione biancorossa, è pronto Schirone a rimetterla sul rettangolo in erba sintetica del campo posto di Pato La Serra, quest'anno teatro delle partite casalinghe delle giovanili dell'Avellino, dalla primavera all'under 15. Catalano, tanto per il Bari. Console, la sovrapposizione di Terrevole, palla di ritorno per Console. Ecco il numero 7 biancorosso che si avventura nel dribbling, però viene fermato. Josu a respingere quel pallone che stava diventando interessante per gli avanti avellinesi. Attendo il numero 6 Barese. La difesa ospite quest'oggi ha concesso poco agli avanti campani. Adesso Cristiano, conclusione debole, palla al lato. Chiede una deviazione Cristiano, dello stesso avviso Cascone. Ci sarà rimessa dal fondo per la formazione allenata da Federico Giampaolo. Arial al rilancio, di testa svetta Lella. Petrucetti, il pallone non filtra, chiedono un fallo di mani Baresi. Non interviene Cascone, c'è fuori gioco sulla conclusione di Petrucetti. Avella comunque sarà opposto anche stavolta in maniera efficace nella sua sortita. Barzaghi si è messa avellinese. Ecco Rosanova con le mani. Di tacco di Liguori, allontana Terrevoli, la sfera che salza a Campanile, che lo spiovente a colpire di testa Arcella, rincorre il pallone De Martino evitando il fallo laterale in favore degli avversari. De Martino ha provato a servire in via verticale il compagno Velotti, ma si è frapposto con efficacia Lella. La conclusione dalla destra del numero 18 Guerriero, rimessa dal fondo, buona l'idea di Guerriero che si è ben coordinato, ha provato a sorprendere Arial, però ha calciato in maniera troppo alta. Il pallone si è alzato eccessivamente. Catalano.
Josu. Catalano. Viene fermato Marzaghi. Rosanova. L'uscita di Arial ad anticipare la corrente Gianfrancesco. Catalano. Console. Ancora Console. Prova a ripartire l'Avellino. Viene fermato il numero 7 Liguori. Rosanova in calcio d'angolo, titubante la difesa biancoverde in questa circostanza. È in agguato Cianci, che per poco non ha fatto suo il pallone. Tiro dalla bandierina per il Bari. Siamo al 17° del secondo tempo, sempre 2-0 per i biancorossi di Puglia. Schirone, lo scambio con il compagno, palla nell'aria piccola di testa, non riesce nel tapin capitano Enrico. Altra occasione per il Bari. La formazione barese ancora vicino al gol del 3-0. Ha colpito di testa Enrico, indisturbato. Lo specchio della porta però si è rivelato una chimera. Riparte Velotti, intercetta Catalano per il Bari. Petrucetti, Cianci, anche egli ha fallito un'ottima opportunità per portare a 3 le segnature per la sua squadra. Console, però il Bari resta nonostante tutto in pieno controllo della gara. Schirone, Avellino non sembra in grado di pungere. Schirone non sembra in grado nemmeno di riaprire in parte il match, siglando un gol che dimezzerebbe lo svantaggio, in qualche modo lo riporterebbe in partita. Catalano, intervento di De Martino. Velotti, accelera Velotti, impreciso il numero 15 di mister Scafa. Bari prova ad approfittarne, temporeggia Schirone, lo scambio con Cianci, si ritorna da Lella, che è l'unico ammonito di questa partita sinora, una gara sostanzialmente corretta qui a Prato La Serra. Ecco Lella, il torello del Bari. Schirone, Lella, Catalano, Terrevoli, Catalano, Petrucetti, Terrevoli, Console, Terrevoli, supera di gran carica l'avversario, entra in area, il cross raso terra, l'anticipo di un difensore biancoverde. Calcio d'angolo per il Bari, doppio cambio tra le fila campane. Esce Gianfrancesco intanto per l'Avellino, maglia numero 9, al suo posto il numero 19 Andreozzi. Va via anche Liguori per l'Avellino. E gli subentra il numero 17, Alvino. Ora calcio d'angolo per il Bari. Altri due cambi per la formazione di casa. La battuta del corner, palla in piena aria. L'intervento in corsa di Lella. C'è una deviazione. Non si è capito se la deviazione ci fosse stata sul tocco di Lella o meno. Comunque altro corner per il Bari, si coordina al meglio Cianci e poi c'è la terza rete che viene annullata per fallo in attacco. Rete annullata, si rimane sul 2-0.
c'era stata la mezza rovesciata, il gesto acrobatico di Cianci a servire il compagno. Trattasi di Manzarri, che non si capacita sul fatto che la rete gli sia stata annullata. Sarebbe stata la doppietta per Manzarri. Probabilmente ha commesso fallo numero 11 Barese. Il direttore di gara ha annullato la segnatura, negando la gioia della doppietta personale a Manzarri. Di testa Josu, Alvino prova a dialogare nello stretto con l'altro neo entrato Guerriero. Sbaglia l'Avellino, Catalano. Enrico all'indietro per Arial. Catalano. Enrico prova a pressare l'Avellino. Console. La palla è buona. Può avanzare Catalano per il Bari. Lo scatto in posizione irregolare di Cianci. Il direttore di gara lascia correre però e c'è la terza rete di Petrucetti. Discrasia tra arbitro e guardaline. 22esimo, Petrucetti porta a 3 le reti del Bari. Tocco facile per il numero 10 pugliese. E dunque al 22esimo 3-0 per il Bari. C'era stata l'alzata della bandierina da parte del guardaline. Il direttore di gara forse non riteneva che fosse in offside il calciatore Barese. L'azione è proseguita, azione che ha visto come terminale l'attacco Petrucetti, che ha insaccato senza problemi. Ma i ragazzi sono fermati perché hanno guardato il guardaline. 3-0 per il Bari. Cambia anche per il Bari. C'è stato disaccordo tra l'arbitro e il guardaline in questo caso. È vero che conta il giudizio, la decisione dell'arbitro, però è anche vero che sull'alzata della retroguardia bianco-verde, chiedo scusa, ha, come dire, un po' mollato la presa in quella circostanza, consentendo, agevolando la ripartenza del Bari. 3-0 per la formazione pugliese. La rete di Petrucetti che corona il Pedrominio, che corona il Pedrominio dei biancorossi qui a Pratola Serra. Più di una volta la formazione di Giampaolo aveva sfiorato il 3-0. Ventiquattresimo dunque, 3-0 per il Bari. Girasole all'indietro per Avella. Di testa colpisce Velotti, di testa pure De Martino. Modestia. Ora Sgaramella. Ampio turnover dunque per il Bari. Intervento di Alvino, avanza Alvino sull'alto di sinistra, il cross in aria, arriva Velotti di controbalzo con il sinistro, si distende Arial e blocca. Buona azione dell'Avellino. Modestia. Lancio di Sgaramella, anticipato Cianci, rimessa laterale per il Bari, avanti di 3 reti. Modestia con le mani, rimessa laterale in favore dell'Avellino.
rilancio De Martino. Dogliasco, poi Terrevoli. Mazze riesce in qualche modo a servire Terrevoli, anche se viene messo in difficoltà da un avversario. Rilancia ancora Enrico. Insiste Lavellino. Il tocco di Barzaghi non viene raccolto dal compagno. Palla che termina ampiamente a lato. Non è arrivato sulla sfera Andreozzi, che si è un po' arrabbiato con Barzaghi. Arial, Dogliasco, Girasole, Modestia, sempre abile nel palleggio, Fidanzia, Terrevoli, tra i pochi rimasti in campo per ciò che riguarda i titolari del Bari. Sgaramella, braccato da Velotti, riesce a servire Modestia, alza la testa Modestia, lancio in avanti, l'intervento a gamba distesa di Girasole, rimessa laterale per la squadra biancorossa al 27esimo del secondo tempo, 3 minuti alla mezz'ora. Il cross in area di Cristiano, ha provato la girata Manzari, ha bloccato Avella, prova a distendersi Lavellino, Barzaghi, il capitano, appoggio sulla destra per Cristiano, lancio in profondità per Barzaghi, rimessa Avellinese, sarà De Martino a battere con le mani. Vai Andreo, vai, sei pronto Andreo! La gittata lunga di De Martino, nulla di fatto. Prova a ripartire il Bari con Girasole, rinviene su di lui De Martino. Messa laterale per il Bari. Modestia, Girasole. Ha errato la rimessa Modestia. Inversione. De Martino, Modestia, rimessa bianco-verde, altra opportunità per Lavellino. La formazione di Scafa vuole, se non altro, rendere meno pesante il punteggio, siglando il punto dell'onore. Modestia, lo scatto di Fidanzia. Petrucetti perde palla, c'è Alvino per Lavellino, De Martino, Terrevoli lo supera in velocità, poi perde palla, ancora Avellino, pallone non filtra, sull'azione insistita di Cosanova, si concede qualche distrazione anche il Bari in difesa, calcio di punizione per la formazione campana. Era stato atterrato Barzaghi, sarà proprio Barzaghi a battere il calcio di punizione al 29esimo, ormai 30esimo del secondo tempo, 10 minuti più recupero alla fine di Avellino Bari, match valido per la 14esima giornata del campionato nazionale Under 17, girone C. Da lunga distanza ci prova Cristiano, calcio di punizione per l'Avellino. Tocco di mani di Dogliasco, opportunità da fermo per la squadra di casa, gara che corrisponde in pratica alla prima giornata di ritorno del campionato nazionale 17, annata 2016-2017, una gara di recupero non disputatasi lo scorso 8 gennaio a causa del maltempo. La battuta di Velotti, palla direttamente sulla barriera, ci ha provato Gargiulo. Riparte il Bari. Modestia,
ancora Bari, Modesti in sovrapposizione, il dialogo con Petrucetti. Con le mani ancora Modestia, Girasole va giù, non c'è fallo, riparte l'Avellino con Barzaghi, anticipo di Enrico sul numero 19 Andreozzi, Modestia, Girasole, anzi Sgaramella, chiedo scusa, Petrucetti. Fidanzia, lancio in avanti di Fidanzia, rincorre il pallone a Vella e fa suo il pallone. Rilancio di Avella. Modestia, ancora Bari. Petrucetti. Terrevoli. Petrucetti, ancora Terrevoli, Petrucetti, Sgaramella, ci prova dalla distanza Sgaramella, colpo di reni di Avella, calcio d'angolo per il Bari, ha provato a sorprendere dalla distanza il portiere avellinese Sgaramella, il colpo di reni di Avella a deviare il pallone oltre la trasversale. Calcio d'angolo per il Bari, è il 33esimo della ripresa, 3-0 per la formazione pugliese. Con la battuta del calcio d'angolo, palla che rimane in aria, la piazza, il numero 11 Manzari che sfiora il palo alla sinistra di Avella. Bari che sfiora il poker qui a Prato la Serra. Barzaghi, alla fine serve sulla destra De Martino. Avellino Bari insieme a Crotone Benevento e Ascoli Ternana è uno dei tre recuperi della 14ª giornata di campionato. Impegno domenicale per queste squadre nella domenica in cui il resto del campionato Under 17 riposa. Il programma della prossima giornata, la 17ª, Crotone Ascoli, Pescara Avellino, Napoli Palermo, Bari Latina, Ternana Perugia, Frosinone Roma, Benevento Salernitana, dunque derby campano nel prossimo turno di campionato. La classifica in testa è il Palermo con 42 punti, Roma 38, Napoli 27, Ternana e Crotone 24, Pescara 22, Ascoli 21, Bari e Perugia 19, Salernitana 18, Frosinone 17, Benevento 14, Latina 12, Avellino ultimo con 2 punti. E il Bari con questa vittoria, ma possiamo dire acquisita, sale a quota 22 punti in classifica e i pugliesi agganciano così il Pescara. È rimasto giù Manzari, uno dei protagonisti di questa sfida. Intervento dei sanitari per lui, il direttore di gara ovviamente ne terrà conto nel computo del recupero. Si rialza Manzari, calcio di punizione per il Bari, deve uscire dal rettangolo di gioco Manzari. Viene sostituito il numero 5 barese Enrico, fuori anche Manzari, al posto di Manzari il numero 20 Diana, invece
all'altro calciatore barese è subentrato il numero 13 Colella, piazzato per i biancorossi. Cianci sul punto di battuta, parte Cianci, non è un granché il suo destro, palla nera di rigore, De Martino difende la sfera, allontana il pallone, Modestia, si gioca in un fazzoletto di campo, pallone esce fuori, messa laterale per il Bari. Siamo entrati ormai in una fase di stanca del match, una partita che non ha più nulla da dire. Il Bari, lo si può dire, porta a casa l'intera posta in palio e riscatta così la sconfitta casalinga rimediata in casa nello scorso turno di campionato contro il Crotone. Solo due punti sinora per l'Avellino raccolti nella stagione regolare. Cristiano per i biancoverdi. Sulla sinistra riceve Rosanova, che non è riuscito però a calciare perché c'è stata l'efficacia da parte di Terrevoli, abile nel neutralizzare l'avversario. Rimessa laterale per l'Avellino. 38esimo, due minuti più eventuale recupero alla fine di questa partita che vede il Bari condurre per 3-0. Dogliasco, Sgaramella, Modestia, fermato da Cristiano. Sgaramella tiene palla, Dogliasco fermato, Barzaghi per l'Avellino, Girasole, Avella, De Martino, ruba palla Sgaramella, manca il pallone Girasole. Diana si invola, Diana, entra di rigore, Diana, il sinistro di Diana, palla al lato. Accicato completamente il pallone Girasole, ne ha approfittato Diana, che di corsa è entrato in area, poi di sinistro non è riuscito a centrare il bersaglio. Intervento di Barzaghi su Petrucetti. Rude contrasto di Ceramella sull'avversario. Resta a terra il calciatore biancoverde. Si continua a giocare. Il direttore di gara non se ne è accorto. Si rialza Girasole, zoppicante. Sarà ammonito Sgaramella. Evidentemente il direttore di gara aveva concesso il vantaggio. Ha atteso che il gioco si interrompesse per ammonire il numero 16, Sgaramella. Se ne è accorto e come Cascone, che Girasole aveva subito un duro intervento da parte dell'avversario. Calcio di punizione per l'Avellino. Saranno 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Scocca il 40esimo proprio in questo istante. Opportunità per l'Avellino al fine di trovare il punto della bandiera. La battuta di Barzaghi, palla in aria, doppia respinta di testa da parte dei baresi. Riparte Diana, che ha un'altra opportunità. C'è parità numerica, l'intervento in corsa di Barzaghi, il taglio intelligente del capitano biancoverde. Calcio di punizione per il Bari. Probabile che sia stato segnalato un fuorigioco di rientro. Riparte la formazione pugliese, Fidanzia
Terrevoli Fidanzia, portapalle numero 15, riesce a difendere il pallone eludendo anche l'intervento di Guerriero. Perde palla il Bari, riparte l'Avellino di testa a colpire il difensore barese Dogliasco. Sgaramella, su di lui De Martino, calcio di punizione per l'Avellino. Ho l'impressione che Sgaramella abbia rifilato un colpo proibito all'avversario. L'intervento è sfuggito sia all'arbitro che alla guardalinea, perché l'impatto si è sentito. Abbiamo avuto proprio l'impressione di un buffetto. Ha rischiato il rosso Sgaramella, è stato già ammonito tra l'altro. Una venialità, un peccato di gioventù. Al di là del gesto, fallo anche su una partita ormai chiusa ampiamente. C'è l'attenuante dell'età. Si impara anche da questo. Siamo nella fase di recupero. 42esimo. E Colella per il Bari. Petruccetti. Lo scatto di Diana. Desiste Diana da raggiungere il pallone. Triplice fischio dell'arbitro. Avellino 0, Bari 3. Termina così il recupero della 14ª giornata del campionato nazionale Under 17. Dal campo sportivo Posto di Prato la Serra è tutto. Mimmo Ascolesi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. Risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.